Ciao. Ma buongiorno anche voi qui. Oggi siamo tornati a fare un po' quelle cose che facciamo sempre: saltare in bici, pulire airbag, perché c'era su un po' d'acquetta dalle scorse settimane. Ma per fortuna il fun che ha fatto nei giorni scorsi ha asciugato tutto, quindi oggi sarà una giornata proprio top. Tra l'altro quasi quasi ci mettiamo anche in maglietta, ci sporchi, dici, un bel caldo, eh. Ci saranno 17 gradi, incredibile, siamo al 23 dicembre, 22, non mi ricordo neanche che giorno. Con un colpo di scena oggi l'attrazione non sarà l'airbag, ma come sapete dobbiamo provare lo step down rifatto. E per questo è venuto Vitto da Milano che lo proverà in BMX per la prima volta, lo apre lui oggi. Era già stato fatto prima, se sì, ti ricordi, l'ho già venuto a girare e avevo avuto un po' di caghetta. Però sono passati un po' di anni. Però avevo fatto tutta la linea, è passato un po' di tempo e ancora succede. È più facile, ti dico. Secondo me. Ma in realtà io non l'ho provato. Quindi è una teoria. Sì. Allora, tra un attimo è pronta la pasta, ci può. Devo fare una foto di Babbo Natale oggi. Un barbone. E che non riesco a togliere i capelli dai in mezzo, mi sa che saltare sarà difficile. Ci vuole il cappello che li blocca. Aspetta che provo a mettere il cappello. Sì, guarda qua, un Babbo Natale freestyle, ti piace? Poi salti e fai. Se cappotti fa la barba così. Sì. Mi porto tutti i regali. Sei caldo per fare la linea grossa? La nuova linea grossa? Cagare. Guarda che cazzo di giro. La sedia. La sedia metto è... Ti dico la verità. La sedia la interpreto tipo è già sintomo d'abbandono. Io cioè tipo arrivo, metto la sedia perché guardo. Bravo. Chi ha c'ha coi piedi? Chi è stato a lasciare così? È Mazzucchi che ha fatto. Ah, Mazzucchi! Mazzucchi sei il solito, eh! Ma che lavori fai tu in ditta? Non lo so io! Guarda là, oh! Siamo appena arrivati, abbiamo sistemato la rampa, guarda Mazzucchi dov'è? È già su che sta facendo il test. Perché non si fida. Vai Mazzucchi! È tutto nella tua testa, Mazzucchi! Ma vai a rifare lo step down, per favore! Pompa bene quella roba lì, va! Era buono, eh? È un attimo, siamo arrivati. Ah, adesso ne fa uno che fa apposta a sbagliare. No, almeno tre di fila giusto. Ah, tre di fila. Almeno tre. Su, ha detto, questo qua è il salto decisivo. Se faccio questo, siamo di là. Bravo, solo lui. Che la puma, senza parola. Signore e signori, l'avete già visto, oggi abbiamo qua la special guest. Andare a fatturare, io. Due è tornato da mandare avanti. Sugli schermi, Panzer Hector. L'azienda da mandare avanti. Sì, 3, 4, sì, anche la mia già che ci sei. No, spiegaci come mai sei scomparso dagli schermi, che è successo? Un po' mancanza di tempo. Ah, sei creduto anche te nel giro della droga, quelle robe lì? No, ah, no, 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 niente, giro della droga. E sai, quando le star diventano troppo famose finiscono a fare quelle robe lì? Lascio agli altri. La vendi? Sì, vai. No, devi dire di no! Guarda, dai mano a quella che non sono capaci, guarda. Sicuramente cadrà la Masu e te lo tagliano stesso. Di la verità, hai scoperto? Non si dice, mantieni i video. Sì. Oh, chi parte per primo? Viva la fega! Vieni, Vitto, che dobbiamo decidere chi troppo per primo. Cioè, com'è che funziona? Si fa. Allora, stiamo lavorando qua. Mi scela. Ok, lo rifare. Mi scela. Ah! Mazzucchi! Vai Mazzucchi! Maestro un tranello. Era logico che loro mettevano sempre quelli, no? Mazzucchi. Sta una merda, non capisci un cazzo. Mi farsi fiedere con il gioco la pazzesca. Sì. Allora, dall'ultima volta che ho fatto il video, ho fatto delle modifiche perché secondo me ho tirato avanti la rampa, vedi che sbalza adesso. E poi, vieni a vedere. Pannellata nuova, fresca, Mazzucchi. Fresca, ho eliminato quello stacco che mi dava fastidio. Quando sono passato a piedi una volta mi dava fastidio. Situazione. Metti che piove. Bello, La fa semplice. Ogni volta c'è sempre la stessa sensazione. Bello. Come
come ci dirà Mazzucchi che l'ha provato, sì, il lavoro è stato efficace, vero? Poi a far fronni, secondo me viene bene. Vieni meglio. No, allora, è molto meglio perché adesso quando atterri non picchi più secco come una volta. Forse l'avrei fatto un mezzo metro più alto, quindi abbiamo abbassato troppo. Perché adesso il primo salto è leggermente più lento, ma pazienza. No, no. Lui è appuntamento fisso tutti i giorni, stessa ora col cane. Sì, ma qua a Baltimora sembra, figa. Tutti qua. Questo lo fai, Questo lo fai. Più facile di quello di là, veramente. Ci credo. Mazzucchi, ci chiedono perché non salti da qua. Che mamma non vuole. Tua mamma non ci interessa. Digli qualcosa, va. Salta. No, cosa hai più a fare? Imparare a saltare? Guardo, imparo, faccio. Ma passa ancora 6-7 anni. No, no, so se ci arrivo. Ma porto anche la sedia da campeggio, va. Sì. Guarda il faro. Guarda che prima quasi lo faccio. Hai visto? Cazzo, è più semplice di così. Guarda, problemi c'hai. Quella scaga, ma non da dire minchia sto morendo, da dire l'adrenalina quella bella, mi mancava. E la prima? No, ho fatto due volte 3 anni fa. Lavoro se 3 anni fa ti, adesso ti sta avendo la caghetta, io facevo fare a lui, fa diarrea strada facendo. È come vedere un razzo. Tu vai su, no? Vai su, quando sei al vedere, volo, quando vai, sei al volo, comincia a girare questo. Come fa lui? Esatto, lì. Ma di corsa però. Di corsa. Dici se è troppo piano? No, ma se non arrivi. Fatto te com'è? È già morto. Non arrivi? Ma come non ti stacchi i coglioni? No, sto in piedi sui pedali. No. Dai, fai prova a fare una pedalata qua, fai un giro. No, non ci riesco. Manco pedalare sui pedali. Sì, sui pedali mi stacca i coglioni. Freni, zero. Uno. Dai, impara. Gli ammortizzatori? Non c'è. L'hai visto? E tu invece con la Graziella? Hai visto? dobbiamo fare cose diverse, sennò poi siamo tutti uguali. Ma lui è senza ammortizzatore. Sì. Li ha dati, costava meno poi. Sì. Non c'è. Oh! Ma minchia, stavo per capottare, che paura! Quanto facciamo un video ancora? Tipo? Non so. Facciamo, dai. Arriva fiamma, Notte all'oceano. Solo i local capisco. Ci pensiamo. Ci pensiamo tu e tua sorella. Va bene, salutiamo Panzeri che se ne va. Bravo, vai a lavorare, come è giusto che sia. L'unica cosa che puoi fare durante il giorno. Faccio anche di meglio. Ci incrociamo al cancello quando torni a casa. Ma da quanti anni hai che versi i contributi? 40? Di più. Prima che mio papà mi faceva, versava già i contributi. Per lui. Tra poco vado in pensione. È il momento di vestirsi da Babbo Natale per fare una foto bellissima, visto che dopo domani è Natale, o domani? Lunedì. Guarda che bello il vestito, che è lo stesso che usava Panzeri nel video... com'è? Ma ci vedi? No. Ma Babbo Natale così basso io non l'ho mai visto. Ma vaffanculo, sono credibile? Ehi tu, sei Mazzucchi? Dipende a chi lo chieda. Hai fatto la letterina quest'anno? Vorrebbe farsi regalare l'abilità di saltare in bici, che non è più capace. Guarda un po'. Oggi l'abbiamo finita. No. Guarda, 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 vedi. Prendi sto trapezio, per favore. Non entra? Mazzucchi collabora, però. Entra! Non può entrare! Non può entrare! Wow! La dignità di Babbo Natale è finita così. E quella di Mazzucchi dove è finita? Guarda, se mi lasciano a piedi di sponsor, dici che è una carriera come Babbo Natale. Secondo me è un po' come il modello, devi essere alto almeno 1,80. Tristezza, cioè. E il corriere? Ah beh sì, il tanto corriere. Tanto alla fine fa quello, Babbo Natale fa il corriere. Ragazzi, come regalo di Natale, ve lo dico oggi, solo per voi, Richie Rich, che è tornato dopo il suo infortunio, che ovviamente avete visto tutti. Tu l'hai visto? Sì. Ah, meno male. Cosa lo chiamiamo? Sta droppando! Davide! No, niente, ha fatto un Mazzucchi, ha fatto. Potresti provare un trick? No, adesso no. Vabbè, però, cioè, non è mai il momento giusto. Bellissimo, incredibile. Accenditi, accenditi, ma tocchi, devi fare flip.
sfido, allora, Mauro. Di buono c'è che i trick non li ha imparati, ma almeno è capace di ribaltarmi. Sfido, dai. Mauro. Va bene, Daniele Mazzucchi. Sono qua nel traffico e già sono nervoso. Prima roba, inizio a imparare i trick. Prima roba. Seconda, ora che l'hai detto, vediamo cosa porti a casa, dai. Quando ci vediamo ne parliamo. O magari ti vengo anche a beccare, che dici? Ma muoviti, va! Vuoi vedere il moonwalk con la bici? Ma che moonwalk conosci te, scusami? Non sembra che va avanti, no? Vuoi fare un contest? Questo qua è il trick entry level dello step down. Cioè, che te non hai mai fatto? L'ho fatto da qua. Cosa vuoi farti nella vita? Gli scavi? Cioè, se vuoi fare gli scavi sei su una buona strada, perché così ancora la testa li fai benissimo. Vieni a vedere il tramonto di sport. Ricky! Il tramonto, Rich! Basta, è scandaloso. È scarabboso. Sporco, cosa gli hai picchiato? Io non picchio nessuno. Ma lo vedi che è muto? È muto, oh, non dice più niente. È intanto. Con due, Ricci, reagisci, cazzo. Fai qualcosa, dai. Oh, un tentato attacco! Denuncio. Vito è sparito. Lo tocca cagare, ho detto. Pensa quanto gli è piaciuta la session di oggi. Bene, signori, termina qua questo video bellissimo in cui Mazzucchi ci ha insegnato come si vive la vita da Mazzucchi schiavi. Sai che si gira i polli. Dopo lui si presenta agli eventi e fa... ma dei trick. Vieni qua con noi, G-Sport. Ah, giusto, allora settimana prossima arriva Edoardo Perugino e quindi finalmente si vedrà qualcuno saltare in bici. Bravo. Riferimenti puramente casuali. Nel frattempo è arrivato anche Vito che ci saluterà tutti quanti. Salutami a casa. Cos'è l'outro del video? Sì. Ciao ragazzi. Awesome. Cazzo ridi te? Gli sport lo tengo! Oddio! Che cos'è sta roba? Non lo so.